Ciao Orazio, oggi abbiamo fatto una denuncia. Sì. Che cosa diceva questa denuncia? Era a favore del mantenimento della status quo della legislazione nazionale e internazionale sulla difesa della vita sessuale dei fanciulli. Fanciulli. E quindi come il regime praticamente dove è riuscito a entrare nel programma legislativo? È riuscito a entrare anche nella legge dell'articolo 29 e 30 della Costituzione, che stabilisce che è obbligo, diritto e dovere dei genitori, della famiglia in generale, la tutela dell'educazione, dell'istruzione, della diciamo assistenza in senso lato verso i minori. E invece lo Stato si infiltra in maniera del tutto subdola e contro legge, andando a cercare di deviare la inclinazione naturale dei fanciulli verso una propensione sessuale rispetto ad un'altra, cercando di convincerli della loro neutralità sessuale, quando invece ognuno ha già nel suo DNA ben descritto ciò che deve fare nel resto della sua vita sessuale, nel resto della, fino alla morte. Perfetto, qui vediamo un cambiamento di genere. E carissimo Giorgia, come stai Giorgia? Io sto tanto bene, sono stata sedotta dal messaggio del... Immagina che io, che sono sempre stata fedele al gran dio Priapo, quello delle 11.000 verghe, e adesso sedotta dalle istanze culturali dell'egualitarismo estremo, mi sono fatta niente meno che suora. Sia lode al San Transgender. I miei miti li vedete tutti i giorni in televisione. Pregherò per loro, ma è chiaro che pregheremo sempre il San Transgender. E certo. Senti, facciamo una bella cosa come fanno alle scuole, cambiamoci di abitino. Di abitino adesso, subito. Togliti i tuoi abitini, sì, e mettiti quelli di Orazio. Ma la mia è già un abitino da suora, pensa che io c'ho anche lo scapolare. No, ma vediamo, lo scapolare. Facciamo la prova. Intestato a Nicky Vendola, niente meno. Facciamo la prova del 9, vediamo come sì. Stai te in abiti maschili. Sì. E Orazio in abiti femminili, dai. Va bene, vediamo. Ecco, perché non esiste il sesso. Eccoci qui. L'identità sessuale non esiste. Dai, Orazia, allora, parlaci. Allora, io come Orazietta, non Orazia. Orazietta, scusa. Io come Orazietta. Orazietta. E devo dire che la cosa di masturbarmi mi ha deliziato molto. Effettivamente non avevo capito ancora quanto era sensibile il mio corpo in certi punti. Ho capito. E come ti trovi in questi panni di genere cambiato? Molto, ecco. Bene, perché sono di un sesso e dell'altro. Oramai non ho più limiti, oramai mi sento cittadina del mondo transgender. Perfetto, è la tua identità e adesso l'hai riconosciuta. Perfetta, è la mia doppia, non hai identità. Dubbi. Io ho una doppia, tripla, quadrupla, quintupla, settupla identità sessuale. Oramai. Qualunque mi capita attorno, me lo faccio. E lei è Giorgio, Giorgione. San Giorgio Abate. Giorgione, in questi invece panni... Allora io, vedi, essendo stato sedotto dalla teoria transgender, ho capito perfettamente il ruolo dei preti pedofili e infatti mi sono fatto cardinale. Oh, che cosa cara, che cosa carina, veramente. Sì. Quindi state tutte e due bene adesso. Esatto, evviva i preti pedofili ed evviva le voci bianche. Quindi, oltre alla normopatia, avete proprio, come possiamo dire, la natura la state rispettando. Esattamente, nei minimi al 100%. Termini. La natura transgender, ben inteso. Ah, certo. In onore, come ho detto prima, alle voci bianche e alla fabbrica degli angioletti. Questa storia delle voci bianche, ce la racconti un pochino? Fino al 1920 esistevano ancora a Roma delle specie di macellerie. Degli istituti religiosi, diciamo la verità. No, erano quelli che tagliavano i coglioni ai bambini. Erano delle specie di macellerie. Oggi farebbero... che ne so, gli metterebbero il veto, a meno che non siano intenzionati a ripristinarli, oltretutto, perché col transgender in corso la castrazione mentale, dei neonati è ovviamente auspicabile.
E va bene, salutiamo questa splendida giornata e auguriamo a tutti tanto l'aiuto di San Gente, San sì, Transgender. Sì, e con la benedizione del super santo Ricky Vendola. Perfetto. No, ma c'è anche cosa, c'è anche Vladimira. Allora, noi abbiamo visto una bellissima chiesa prisca, della cristianità prisca, ci sono le Madonne, i Cristi, eccetera, e accompagnate da sante fanciulle. Allora, al posto di queste due ci mettiamo da una parte Santa Vendola. Vendolina, da una parte Vendolina e dall'altra parte Lussurina. Lussurina la possiamo mettere con il bambinello in braccio. Sì, un bambinello, sì, ma castrato. Certo, certo. Basta! Non ne posso più!